Eccoci qua, ciao, salve a tutti. Oggi vi parlo di quest'altro libro, ancora una volta nella mia attività di rilettura di Abraham Yehoshua, vi parlo di questo libro, Il Signor Mani, che è un bellissimo libro, stato pubblicato nel 90, in Italia nel 94 dall'Einaudi, è scritto appunto nel 90 o degli anni poco prima. Il Signor Mani, un bellissimo libro di Yehoshua. In questo libro Yeshua parla non del signor Mani, ma della stirpe, direi così, Mani. Cos'è questa stirpe Mani? È una serie di ebrei, naturalmente collegati fra di loro. Parte da Eliyahu Mani, nato nel 1740, e finisce con Ronnie Mani, nato nel 1983. Quindi copre un paio di secoli. E racconta in modo assolutamente non didascalico o una storia organizzata, no? Racconta di questa genia di persone in modo molto particolare, con dei dialoghi. Allora, il libro è fatto da cinque dialoghi che parlano o direttamente, cioè i protagonisti dei dialoghi è qualcuno, diciamo, della genealogia dei Mani, oppure parlano questi dialoghi di qualche Mani e sono dislocati, diciamo così, nel tempo a ritroso. Per esempio, vi dico, me ne sono scritti perché non è facile ricordarsi. Per esempio, il primo dialogo è una ragazza fidanzata di un Mani che conosce il padre di questo ragazzo e in un dialogo con la propria madre parla di questo signore, parla del signor Mani, ecco dall'inizio del libro. Questo è il signor Mani, che è un giudice, molto vecchio naturalmente, e questa ragazza parla di questo signore che ha conosciuto con sua mamma. Questi dialoghi sono un po' particolari perché c'è una sola voce che viene rappresentata, l'altra persona del dialogo non c'è, non viene trascritta. È un dialogo, si capisce che è un dialogo dalle risposte, no, che vengono date, ma non è quella. Va a ritroso. Il secondo dialogo invece avviene, allora questo avviene nel 1982 in un kibbutz, il secondo avviene nel 1944 a Creta ed è il dialogo fra un soldato tedesco, che è a Creta perché Creta era occupata dai tedeschi, e la madre che era venuta a trovarlo dalla Germania. E il soldato tedesco parla di tante cose, parla anche di un certo Mani, che non è un medico, è un dottore, è un guardiano, insomma, un tipo che insomma vive a Creta, insomma parla di lui. Naturalmente c'è un legame di parentela fra questo Mani e quello del primo dialogo. Terzo dialogo avviene a Gerusalemme, fra due militari che parlano di un certo Mani, uno dei due vuole farlo condannare per un reato che ha commesso, che non vi dico, e diciamo il dialogo è fra questi due militari che devono decidere la sorte di questo Mani. Quarto dialogo avviene in Polonia, dove un medico polacco che è tornato da un viaggio in Gerusalemme, dove ha conosciuto un ginecologo Mani, e racconta di tutto quello che ha visto, di quello che ha raccontato al proprio padre. Infine, l'ultimo dialogo, che è il primo in ordine, quindi come di tempo, avviene nel 1948 ad Atene, e Abraham Mani, che è il secondo, diciamo, della lista, parla, racconta delle cose, insomma, interviene direttamente in un altro dialogo con un suo maestro, eccetera, eccetera. Tutti questi episodi si possono considerare, volendo, anche cinque piccoli libri, cinque racconti a parte, perché insomma, non sempre è chiarissima, bisogna proprio cercare la correlazione fra questi, no? Parlano, naturalmente ci sono episodi di violenti, positivi, insomma, è tutta una storia che avviene tra Gerusalemme, il Libano, Beirut, e Creta, Atene. No, la Polonia non c'entra con i Mani, solo il racconto, no? E quindi avviene all'interno di questa ampia zona geografica, all'interno del quale le varie generazioni dei Mani si sono trasferite, si sono spostate. È molto bello, e ciascun dialogo poi
è preceduto da una breve introduzione che spiega chi sono i due che hanno questo dialogo, e alla fine dice un po' come va a finire la storia, la piccola storia, non come va a finire tutto il libro. È molto molto bello questo qua, è anche complesso, perché non so, mi è venuto in mente che sarebbe bello, magari per qualcuno che vuole rileggere, provare a rileggerlo al contrario, come gli ebrei, cioè il quinto, quarto, terzo, e magari segnarsi, questo l'ho fatto anch'io leggendolo, come dire, normalmente, segnarsi un po' questi rapporti di parentela che non sono così evidenti, no? Non sono chiarissimi, però ci sono e vengono in qualche modo accennati più che raccontati, no? Quindi bellissimo il libro, anche perché Yoshua racconta, ci dà delle informazioni anche sulla cultura ebraica, anche nei vari tempi di parla, perché parla dal XVIII secolo, anzi l'ultimo dialogo avviene nel 1848, quindi il XIX secolo, però di persone che in qualche modo sono parzialmente, anzi che sono nate nel secolo precedente, e quindi racconta le diversità. Una cosa che mi ha colpito, per esempio, è che uno di questi bambini primi aveva due mogli, e questo vi, se avete seguito i miei video, vi riporta al libro sul viaggio al termine del millennio che ho recensito tempo fa, e che quindi racconta, insomma, aspetti della cultura, del modo di vivere ebraico dall'attuale 1983, quando si svolge il primo dialogo, fino al 1748, quando si svolge l'ultimo dialogo. Ecco, io veramente lo considero un gran bel libro, che sono stato molto contento di aver riletto e che consiglio vivamente a tutti quanti. Eccolo qua, il signor Mani, è in Audi, non posso dirvi il prezzo perché costa 18.500 lire, sono quasi 450 pagine, abbastanza grossetto, ma merita di essere letto. Bene, buona lettura e arrivederci.